Amici e telespettatori di Teleionio, benvenuti al nostro consueto telegiornale. Vediamo i titoli di oggi. In apertura la pagina di cronaca. Ponti, la provincia chiede 15 milioni per la sicurezza. Edilizia scolastica nel Basso Ionio, non tutti gli istituti sono idonei. Protocollo d'intesa tra regione e università. E poi della trasversale delle serre, imminente l'apertura dello svincolo sulla A2. A tra poco. Ben ritrovati a tutti voi al nostro telegiornale. Iniziamo subito con la cronaca. Simulano false assunzioni e falsificano bilanci. Due denunce nel Cosentino. Sentiamo. Ammonta ad oltre 220.000 euro lo stato passivo generato da operazioni illecite poste in essere da tre persone che avrebbero determinato il fallimento di una società con sede nella provincia di Cosenza ed attiva nei settori alberghiero, supermercati, commercio di carni ed altro. Le indagini di polizia giudiziaria eseguite dalla Guardia di Finanza di Paola hanno consentito di accertare un complesso sistema fraudolento ideato ed attuato dall'amministratore di fatto della società deceduto, in concorso con l'amministratore e legale rappresentante, a danno di una società finanziaria che aveva erogato ingenti prestiti a fronte di fittizi contratti stipulati da 5 falsi dipendenti della società fallita, rispetto alle cui obbligazioni quest'ultima aveva assunto il ruolo di garante nei confronti della creditrice. Le investigazioni sono state particolarmente difficoltose poiché hanno avuto ad oggetto un lungo periodo, dal 2007, ed a causa della mancata esibizione dei libri e delle scritture contabili prescritti per legge. Gli indagati, al fine di far risultare agli occhi della finanziaria, che doveva erogare i prestiti, un'ottima situazione patrimoniale e reddituale della loro società, in modo da poter assumere il ruolo di falso garante con il preordinato intento di non onorare le obbligazioni assunte, avevano redatto un falso bilancio di esercizio, inserendo un importo ritenuto dagli investigatori non veritiero di oltre 3,3 milioni. A fronte di falsi contratti di lavoro riferiti a nominativi realmente esistenti, parenti di uno degli indagati, ma contenenti dati non reali, qualifica, retribuzione e data di assunzione, venivano predisposte ed utilizzate anche fittizie buste di paga. Infine, poiché i finanziamenti dovevano essere elargiti con cessione del quinto dello stipendio dei dipendenti, per ciascun falso contratto venivano redatti e sottoscritti falsi atti di benestare per far risultare le previste trattenute che avrebbe effettuato la società datore di lavoro garante. Le operazioni, pertanto, a seguito della totale inadempienza nella restituzione dei finanziamenti, cagionavano il fallimento della società, sentenziato dal Tribunale di Paola Cosenza su istanza del creditore. Le condotte omissive afferenti ai libri e le scritture contabili, infine, sono state contestate ad uno degli indagati subentrato in qualità di amministratore nel 2011, denunciato per bancarotta documentale. L'autorità giudiziaria ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato ai difensori ed agli indagati. E i carabinieri hanno arrestato a Rocca di Neto CMA di 27 anni ed SG di 25 con l'accusa di coltivazione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio di controllo, hanno sorpreso i due intenti ad irrigare 20 piante di canapa indica dell'altezza media di circa 2 metri. La piantagione si trovava nelle vicinanze di un piccolo lago artificiale in terreno demaniale in località Fondo Bar del comune di Rocca di Neto. Le piante sono state successivamente estirpate e poste sotto sequestro. E andiamo avanti, fermato per un controllo, viene trovato in possesso di eroina, un 37enne finisce in manette. Gli agenti del commissariato di Corigliano Rossano e del reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio PS di 37 anni. In particolare l'uomo è stato fermato per un controllo mentre si trovava a bordo della sua auto.
Nel corso della successiva perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto alcune dosi di eroina. Una volta esteso il controllo anche all'abitazione del 37enne, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione, 5 grammi di marijuana, 125 euro in banconote di piccolo taglio e materiale utile al confezionamento delle dosi. Alla luce degli elementi raccolti, PF è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Collegamento aereo Lamezia-Roma a basso costo. Interrogherò il governo per la sollecitazione, quanto afferma il deputato Vanda Ferro. Sentiamo. La sostanziale mancanza di voli a bassa tariffa tra l'aeroporto di Lamezia Terme e Roma rappresenta una grave penalizzazione per la Calabria. Il monopolio di fatto di Alitalia, che offre il volo sulla rotta a tariffe elevate, comporta non solo un aggravio in termini di costi per i cittadini calabresi, che hanno necessità di spostarsi verso la capitale per motivi di studio, di lavoro o di salute, ma anche un forte limite alla crescita turistica della regione, considerato che altre destinazioni europee sono raggiungibili a tariffe di gran lunga inferiori. E quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Vanda Ferro, che prosegue: per questi motivi raccolgo l'appello del Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro Marco Polimeni e presenterò un'interrogazione per sollecitare il Governo ad avviare tutte le opportune iniziative per consentire un collegamento aereo tra Roma e Lamezia Terme a prezzi accessibili. Proporrò inoltre al Governo, considerato lo stato delle infrastrutture stradali e l'insufficienza dei collegamenti ferroviari, di valutare anche per la Calabria l'attivazione dello strumento della continuità territoriale, come già avviene per la Sardegna e per le isole siciliane, per agevolare i cittadini sui costi dei biglietti sulle rotte da e per gli aeroporti calabresi. E la provincia di Catanzaro chiede 15 milioni per la sicurezza dei ponti. È stata trasmessa stamattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Prefettura di Catanzaro la scheda relativa al monitoraggio dello stato di conservazione e della manutenzione delle opere di competenza provinciale. Gli uffici dell'amministrazione guidata dal Presidente Enzo Bruno, è scritto in una nota, hanno risposto celermente alla richiesta relativa alla situazione delle opere infrastrutturali di competenza, indicando le priorità per la messa in sicurezza. Una mole di lavoro, prosegue la nota, che ha tenuto conto della tipologia infrastrutturale, posizionamento chilometrico, schema sommario della geometria dell'infrastruttura rilevata, rilievo fotografico ed indicazioni di elaborati disponibili. Nella nota, oltre ad indicare le schede in riferimento alle macro aree del Catanzarese, Soveratese e Lamettino, secondo diversi livelli di necessità e problematiche, si specifica che la provincia di Catanzaro già nel 2016 ha proceduto alla mappatura delle strade provinciali, con particolare riferimento al monitoraggio delle staticità dei ponti o viadotti in essi ricadenti, nonché alle altre infrastrutture tipo gallerie. Alla fine di ottenere una prima mappatura dello stato dell'arte di tutti i tecnici di settore sono stati impegnati in attività intensiva di monitoraggio, dalla quale si è ottenuto un ottimo esito. Le infrastrutture di competenza dell'ente intermedio risultano essere un totale di 585 tra ponti, viadotti e cavalcavia e 11 gallerie. A consuntivo del lavoro prodotto si evidenzia che esistono diversi livelli di problematiche e che secondo una prima stima per i primi interventi sulle criticità sarebbe necessario un investimento di circa 15 milioni e 250 mila euro. Occorre intervenire con immediatezza, afferma il Presidente Bruno, per recuperare anni di ritardi nella manutenzione della rete infrastrutturale delle province su cui poggia buona parte della viabilità interna. Da parte del Ministero delle Infrastrutture sono necessari interventi urgenti per mettere in sicurezza la rete viaria. È una priorità assoluta. Ed ora ci occupiamo di edilizia scolastica nel Basso Ionio. Non tutti gli istituti sono idonei. Sentiamo. Pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico e ancora tante le incognite per gli studenti delle scuole comunali del comprensorio soveratese. Le amministrazioni sono al lavoro per consegnare strutture a norma, ma non tutte sembrano essere nelle condizioni di rispettare il countdown allo squillo della campanella. Occhi puntati su Soverato, città in cui si attende la consegna della scuola primaria San Domenico Savio, ubicata in via Castagna. L'amministrazione promette il termine dei lavori entro la fine del mese di settembre e l'apertura dei cantieri per l'adeguamento delle altre strutture cittadine.
Circa 4 milioni di euro sono infatti pronti ad essere investiti nell'Istituto Ugo Foscolo e in quello di Padre Pio per chiudere la revisione straordinaria di tutti gli istituti scolastici cittadini. Previsioni meno rosee per il paese di Stalletti, dove rimarrà chiuso anche per l'anno 2018-2019 il plesso della scuola dell'infanzia in via Gennaro Amoruso, non più idoneo ad ospitare le attività. Ancora un anno in trasferta per i bimbi del paese ospitati nel plesso di Piazza Italia, riorganizzato in modo da collocare al piano terra le scuole dell'infanzia e primaria e al primo piano la secondaria di primo grado. Dopo la chiusura della scuola dell'infanzia effettuata dalla precedente amministrazione, spiega il vice sindaco Rosario Mirarchi, non abbiamo trovato nessun progetto da intervento né la richiesta di un finanziamento. È quindi impossibile trovare una soluzione nell'immediato. Fortunatamente l'Istituto di Piazza Italia è idoneo a sopperire alla mancanza fino a quando non ultimeremo noi le richieste di finanziamento per mettere in sicurezza la struttura di via Amoruso. Lavori di adeguamento in vista anche nel paese di Gasperina, dove il sindaco Gregorio Gallello annuncia a breve l'apertura di un cantiere nella scuola elementare del Borgo Storico. Nel periodo in cui saranno eseguiti i lavori di ristrutturazione, gli alunni della scuola primaria saranno trasferiti nella struttura scolastica del Borgo Storico di Montauro, mai riaperta dopo i lavori di ristrutturazione, per la mancanza di un numero sufficiente di alunni a formare le classi. Gli alunni della scuola dell'infanzia invece frequenteranno il plesso scolastico di via Milano. Ristrutturazione programmata anche nella frazione più a valle di Pilinga, dove nel 2019 sarà parzialmente demolita la scuola elementare per procedere alla sua riedificazione. Ancora da definire invece a Montepaone la possibile creazione di nuove classi in aggiunta a quelle esistenti. Il sindaco Mario Migliarese, dopo l'inaugurazione della nuova scuola primaria di via Caracciolo, ammette di dover fare i conti non più con questioni legate all'edilizia ma con il sovraffollamento, un problema che condivide con altri comuni costieri che vedono aumentare sempre più il numero degli alunni, in controtendenza con ciò che accade nei paesi collinari, in cui la carenza di iscrizioni ha portato alla formazione di pluriclassi. Innovazione, siglata la convenzione Regione-Università, fondi per 40 milioni, sentiamo. Il presidente della Regione Mario Oliverio ha sottoscritto a Catanzaro la convenzione con le quattro università calabresi in merito alla realizzazione del piano di interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche. L'intesa prevede miglioramenti che verranno apportati nelle sedi degli Atenei grazie ad un finanziamento di 40 milioni di euro provenienti dal POR FSR FSE Calabria 2014-2020 dell'azione 10-5-7, inserita all'interno del più ampio progetto strategico Calabria Alta Formazione. Sì, è la fine di un percorso cominciato già da un po' di tempo. Purtroppo gli oneri burocratici sono purtroppo quelli che sono. Ci hanno impegnato parecchio, anche perché poi alla fine sono fondi europei, quindi se non si agisce bene anche dal punto di vista formale poi rischiamo che non ci viene riconosciuta la spesa. Finalmente siamo arrivati in fondo all'iter, la Regione ci ha dato l'ok sulle progettazioni che abbiamo presentato nei mesi passati e quindi oggi si firma la convenzione definitiva, che vuol dire partire in fretta. Sono tantissime risorse che ci aiuteranno molto a dare un ennesimo volto alle nostre università. Per quanto riguarda Cosenza, questi fondi riguardano il rifacimento totale di tutta la rete Wi-Fi, l'adeguamento di praticamente tutte le aule dal punto di vista dei nuovi sistemi didattici, quindi la nuova informatica, la rivisitazione di tutte le attrezzature didattiche per i laboratori degli studenti e quindi è una rinascita, è come se noi fossimo tornati a 30 anni fa, insomma, è come se rivitalizziamo tutto il sistema e quindi questo ci apre una prospettiva di rilancio ulteriore. Già, io devo dire, il sistema universitario calabrese è messo abbastanza bene, basta sentire in giro cosa si dice su di noi a livello nazionale. Con questa immissione di ulteriori risorse e con questo ammodernamento del nostro sistema, io credo che potremo fare un ennesimo salto qualitativo. Insomma.
E non vergognarci più rispetto alle città del nord, ma anche competere a pari livello, cosa che stiamo già facendo, ma lo faremo sempre meglio. Ed ora trasversale delle serre. Imminente l'apertura dello svincolo sulla A2. Il transito dei veicoli potrebbe essere autorizzato già da metà settembre. Sentiamo. È ormai imminente l'apertura dello svincolo di Vazzano della trasversale delle serre sull'autostrada 2. La conferma arriva direttamente dai cantieri della superstrada. Gli operai in questi giorni stanno sistemando gli ultimissimi ritocchi, illuminazione, guardrail e segnaletica. Rispetto alla data preventiva di fine agosto, secondo i fonti ANAS, l'inaugurazione del tronco di superstrada dovrebbe slittare solo di qualche giorno. Un ritardo causato dal maltempo che ha flagellato il Vibonese nel mese di agosto e che ha rallentato l'esecuzione dei lavori. Dunque è molto più probabile che il transito dei veicoli sia autorizzato a partire da metà settembre. Una indicazione di massima confermata informalmente anche dagli attivisti del Comitato Civico Trasversale delle Serre 50 anni di sviluppo negato, che stanno monitorando quotidianamente l'evolversi della situazione. Un risultato importante, quello dell'apertura dello svincolo di Vazzano nella tormentata storia della trasversale. Entro fine anno dovrebbero sbloccarsi anche altri cantieri, sia in provincia di Vibo Valentia che in provincia di Catanzaro. Particolarmente importanti risulteranno le opere di attraversamento dello Scornari e il superamento del cimitero di Vazzano, oggi in fase avanzata negli aspetti burocratici autorizzativi. Mentre nel Soveratese è atteso sempre per la fine del 2018 il riappalto della bretella Campo di Petrizzi. Il 2019 dovrebbe essere invece l'anno del maxi lotto tra i comuni di Vazzano e Vallelonga. Un insieme di lavori che andrebbero finalmente a concludere gran parte della trasversale delle serre, oggi completamente operativa tra Gragliato, Serra San Bruno e il bivio cosiddetto di Montecucco. A quel punto resterebbe in piedi solo la questione del tronco Gagliato-Soverato. Due le ipotesi progettuali, la prosecuzione della trasversale fino alla 106 Ionica o l'ammodernamento della viabilità provinciale e statale già esistente. Ed ora ci fermiamo un attimo per una breve pausa, rimanete con noi, ci sono ancora tante notizie. Ben ritrovati in studio, ora ci spostiamo a Chiaravalle Centrale. Assegnati i premi Calabria Vera 2018, vediamo i particolari nel servizio. La consulente d'impresa Cinzia Corapi, il consigliere comunale docente dell'Accademia di Belle Arti Claudio Cosentino, il medico chirurgo e scrittore Giovanni De Giorgio, il presidente del comitato Madonna della Pietra in Svizzera e Liechtenstein Giuseppe Gullì, l'imprenditore Vincenzo Iozzo, la presidente della società di pallamano femminile Meta 2 Badolato Anna La Rocca e il conduttore radiofonico Antonio Zaffino, cui si aggiunge la menzione speciale alla danzatrice di Ballando con le Stelle Lela Kaur. Sono i vincitori della seconda edizione del premio Calabria Vera, conferito dall'omonimo progetto culturale a Chiaravalle Centrale, nel corso di una manifestazione molto articolata che ha abbracciato l'intera giornata. L'iniziativa, abilmente moderata da Teresa Tino, patrocinata dall'amministrazione comunale, dalla Consulta della Cultura, dalla Rete dei Borghi della Salute, è stata introdotta a Palazzo Staglianodo al saluto del sindaco Mimmo Donato, del vice sindaco Pina Rizzo e dalla presentazione del libro di Ulderico Nisticò, Controstoria delle Calabrie. Un testo in sintonia con i temi del progetto culturale Calabria Vera, ovvero con l'idea di proporre un punto d'osservazione costruttivo sulla nostra regione, sganciato da banalità e stereotipi. È seguita la premiazione dei vincitori, uomini e donne che con il loro impegno quotidiano nel mondo dell'impresa, dell'associazionismo e in campo culturale restituiscono valore alle loro comunità, operando in direzione del bene comune. La visita alla mostra delle pittrici Elena Ranieri e Rossella Mascolo ha preceduto una piacevole passeggiata nel centro storico. Itinerari del cuore e dello spirito. Seguendo questa traccia, i tanti ospiti chiaravallesi e non hanno partecipato ad una suggestiva visita guidata lungo via Alloro e Rione Cona, condotta da Ulderico Nisticò, Caterina Menichini e Salvatore Donato, tra la festosa accoglienza dei residenti che hanno anche imbandito un rinfresco di benvenuto. La passeggiata è proseguita verso il convento dei Padri Cappuccini, con il chiostro abbellito dalle opere di arte sacra e paesaggistica di Nando Catrambone e Paolo Macri. Nella chiesa del convento si è tenuto l'atteso concerto Musica per la Pace, una straordinaria occasione di dialogo interculturale, aperta dal saluto del guardiano Fra Giovanni Loria e del provinciale Fra Pietro Amendola, con l'esibizione del coro degli Amici di San Francesco e le performance del duo internazionale
Sagir Khan e Rashmi Bhatt. Un concerto patrocinato dall'ambasciata dell'India a Roma in occasione dei 70 anni dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Emozionante Caterina Menichini, che ha recitato il Cantico delle Creature e una poesia dedicata a Chiaravalle, scritta da Giovanni Sestito. Sì, buonasera a tutti, pace e bene. Ecco, ringraziamo, ne approfitto per ringraziare l'amministrazione comunale perché ci dà la possibilità di far vedere una delle parti più intime del nostro convento, che è il chiostro. E come sapete, il chiostro è l'elemento essenziale per la costruzione del convento. Alla fine del Cinquecento, infatti, i primi frati che sono venuti qui per fondare questo luogo, ecco, hanno iniziato proprio dal chiostro, il luogo della preghiera, il luogo del raccoglimento, ma anche il luogo dove è stata trovata l'acqua, no? Ecco perché c'è il pozzo per l'acqua, che è vita per la struttura. Ecco, allora, in questo momento è bello vivere questo rapporto con tutta la città di Chiaravalle, che sale su questo monte, per vivere questi due momenti belli, un incontro anche di culturale attraverso la musica, e la musica accomuna tante culture. Questa sera lega la cultura indiana con la nostra cultura occidentale, ma poi lega anche i cittadini di Chiaravalle a questo luogo tanto caro, che è il convento dei Cappuccini. Ecco perché vogliamo rendere grazie innanzitutto al Signore, perché ci dà la possibilità di fare tutto questo, e all'amministrazione, che ha organizzato bene questa serata. Ed ora iniziative del Da Beach Village, vediamo. Proseguono le straordinarie iniziative del Da Beach Village, da anni precursore di eventi unici sulla costa dei Saraceni. Ieri è stata la volta della prima cena con Premium Canapa, una cena fuori dagli schemi con un menù originalissimo e ideato ad hoc dallo chef Giuliana. Ingrediente principale, la canapa ovviamente, nella sua versione light e dunque ad uso alimentare e salutare. Su un primo piatto a base di merluzzetto e pescato dello Ionio viene guarnito con foglie, semi e olio, infiorescenze di canapa light. Il risultato è un'esplosione di sapori dal retrogusto erbaceo e dal sapore totalmente inedito. Se poi foglie e fiori di canapa guarniscono e condiscono antipasti e seconde portate e vengono ripensate per aromatizzare e dare un tocco di novità finanche ai drink, il successo straordinario è assicurato. Quella della canapa ad uso alimentare è una tendenza che sta impazzando un po' in tutto il mondo. In Calabria, precursore ne è l'azienda The Farm, che coltiva premium cannabis ad uso alimentare e curativo, partner dell'estate 2018 al Da Beach Village. Ancora poco conosciuta, la canapa alimentare è un cereale con proprietà nutritive molto importanti, che la rendono un alimento molto nutriente, ricco di proteine vegetali e di amminoacidi essenziali, adatto a chiunque voglia seguire una dieta sana. I semi di canapa sono una buona fonte di acidi grassi essenziali, omega 6 e omega 3, fibre alimentari, sali minerali e vitamine, calcio, magnesio, zolfo, rame, potassio, fosforo, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina D, vitamina E. I nutrienti contenuti nei semi di canapa favoriscono il mantenimento di un buono stato di salute cardiovascolare, abbassano i livelli di colesterolo LDL, la pressione arteriosa e rinforzano il sistema immunitario. I semi oleosi della canapa possono essere utilizzati così come sono, per arricchire insalate di ortaggi, pasta, riso o yogurt. La spremitura consente di produrre un olio adatto all'uso come condimento da consumarsi crudo o cotto, mentre dalla macinatura dei semi essiccati si ottiene una farina che è adatta alla preparazione di biscotti, dolci e anche pasta. La chef del Da, Giuliana, è riuscita ad abbinare le sue gustose pietanze anche le infiorescenze e le foglie, presentando al pubblico del Da un menù sano, innovativo, gustoso, stuzzicante. La cena a base di canapa light ha poi ceduto il passo al concerto live del talentuoso Ivan Colacino con il suo Non mi rompere il caos tour, per poi concludersi con un grande brindisi all'estate a base di fresco mojito. Un mojito un po' speciale: al posto delle foglioline di menta, nel pestato ovviamente c'erano le foglie di canapa, assolutamente da provare. Ed ora vediamo questo servizio, Mare Mostrum, il pontile dell'ex Sir fotografato dal National Geographic. Cosa succede se abusivismo edilizio, inquinamento e turismo fuori controllo trasformano il Mare Nostrum in Mare Mostrum?
se lo ha chiesto il fotografo Marco Valle, dando forma a un progetto fotografico pubblicato sul National Geographic, del quale hanno fatto parte anche tre scatti della Costa Lametina, i resti del pontile dell'ex Sir, un edificio distrutto dal mare a Falerna a causa dell'erosione costiera, e l'interno di una casa a San Pietro a Maida, che ricorda le estati passate nelle case di legno costruite in tempo sulla spiaggia. Questo tratto di spiaggia, lungo oltre 5 chilometri, scrivono dall'area relativa al pontile ex Sir, era il ritrovo estivo per l'intero paese di San Pietro a Maida e Curinga. Con la costruzione del Sir, l'area fu di fatto privatizzata, ma la fabbrica rimase in funzione solo 2 anni. Ad oggi la spiaggia è di fatto abbandonata, il polo industriale fallito e in alcuni tratti la balneazione è vietata, il centro industriale fallito e alcune aree interdette alla balneazione. Si passa poi a fotografare un edificio distrutto dal mare nella frazione di Falerna Marina. L'erosione della costa sta diventando un fenomeno irreversibile che ha raggiunto il 43% delle spiagge calabresi. L'ultimo scatto racconta una realtà interna. A San Pietro a Maida, Martina gioca di fronte a un murale che ritrae il mare di Posillipo, mentre sua madre Stefania racconta delle estati passate nelle case di legno costruite sulla spiaggia, dove oggi, dopo il fallimento dell'industria Sir, rimane solo lo scheletro di un pontile lungo 640 metri. Il paracaite a Gizzeria. In acqua ci sentiamo finalmente liberi. Vediamo il servizio. Quando la moglie di Giorgio, affetto da sclerosi multipla, ha contattato Lang Lost Beach, aveva un solo desiderio, quello di vederlo nuovamente sorridere, dimenticando per qualche ora la sua malattia. Giorgio Di Grandi è entrato in acqua con il suo kite speciale, dotato di seggiolino, ma nel resto perfettamente simile agli altri, per un'esperienza inimmaginabile. Le gare per i campionati mondiali di kitesurf sono state infatti a metà sospese proprio per la realizzazione del progetto Kite per Tutti, grazie al quale due atleti olandesi, entrambi paraplegici per via di un incidente, potranno seguire l'intero percorso di gara solcato dagli atleti normodotati. Bene, abbiamo concluso il nostro telegiornale. Grazie per essere rimasti con noi. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.